Ciao, sono Balu. Questa è la mia vita. Vi porto in studio. C'ho l'attrezzatura. E non la sfruttano quanto dovrebbe. Non lo appendo il microfono qui. Sì, fallo. È figo. È fighissimo. Soprattutto quando cade sarà fighissimo. Rolling behind, popping, rolling like you ride, ride the ride. Someday. Questo studio è casa mia, ce l'ho dal primo liceo e sto praticamente sempre qui a registrare, produrre, cantare insieme ad altri da solo. E la storia che vi voglio raccontare oggi parte proprio dal peggior nemico di un artista, il blocco creativo. Sono 2 settimane che sto qua in studio e non c'è niente, datemi qualcosa, vi prego. Credo di aver finito le idee. Immaginavo che dopo anni qua a registrare dischi su dischi ci sarebbe stato un momento in cui la mia creatività sarebbe un po' andata a scemare. E la mia filosofia è quella di non sforzare mai l'arte, quindi sono andato a rifugiarmi nella mia altra grande passione, oltre quella musica, ovvero il cinema. Il mio amore per quest'arte audiovisiva c'è da quando ne ho memoria e ho avuto la fortuna enorme di avere qui un liceo cinematografico che mi ha fatto esplorare 7 backstage di questo mondo meraviglioso. Ma da quando da fonico di presa diretta sul set sono passato qui dentro a fare il fonico da studio, le cose sono un po' cambiate e un po' mi sono allontanato dal cinema. Quindi dall'inizio di questo blocco creativo ho iniziato ad andare al cinema 2-3 volte a settimana, a guardarmi film su Prime, Netflix e simili, a finirmi il catalogo addirittura. E ho iniziato anche a fare questa cosa malata che ogni film che vedevo me lo segnavo su una lista in cui gli davo un voto e un commento. Essendo io una spugna influenzata da tutto quello che lo circonda, senza saperlo, stavo già scrivendo il nuovo disco. Mi ricordo in particolare che stavo al cinema, stavano ridando 8 e mezzo di Fellini, e guardandolo ho pensato, ma quanto sarebbe bello se potessi essere il regista della mia stessa vita. Mi perdoni questo eccesso di citazioni, ma noi critici facciamo quello che possiamo. Avendo un po' da sempre il dovere morale di aiutare le persone, ispirarle con la mia musica, visto che tutti hanno pensato nella loro vita, oh mio Dio, la mia vita è un film, sarebbe stato il concept album perfetto. La struttura di questo disco è presa da il manuale di cinema con cui sono scritti praticamente il 99% dei film oggi, ovvero Il viaggio dell'eroe, che descrive il percorso narrativo attraverso la quale il protagonista raggiunge l'illuminazione. Questo disco è stata la cosa più bella e divertente che abbia mai fatto finora dal punto di vista musicale, perché potevo sperimentare al massimo, perché ho lavorato con gente bravissima, soprattutto ho avuto l'onore di lavorare con mio padre. Papà! Cosa si prova a stare nel mio disco? Preferirei non averlo fatto. E perché parlando fondamentalmente della mia vita potevo esprimermi al massimo e metterci dentro tutte le cose a me care. Ed è qui che poi è arrivata per la prima volta la possibilità di far entrare veramente il pubblico dentro la mia etica, dentro le mie idee e quindi dentro la mia religione. Se vogliamo riassumere il buddismo con una sola frase, infatti quella sarebbe proprio sii il regista della tua stessa vita. Perché il buddismo è il credo del volere il potere, dell'autorealizzazione e del trasformare il veleno in medicina. Esattamente come trasformo i miei dolori nella musica da sempre. Scegliere di fare un disco in cui per ogni traccia si parlava di un film poteva essere inizialmente un ostacolo. Ma lungo la realizzazione ho invece capito che era un'enorme occasione per parlare di cose di cui non avrei mai trovato l'occasione appunto per parlarne, tipo cosa si prova a perdere l'udito. E cazzo, adesso vorrei poterne fare altri 10 di dischi del genere, solo per rubare tutte le colonne sonore che amo. Partito. Un'esperienza molto divertente è stata quella di girare il video di Big Eyes, non solo per l'emozione di tornare su un set indipendente e quindi quasi di più divertimento che di lavoro, ma anche per la possibilità di sperimentare non solo da musicista, ma ora anche da regista, attore, montatore e
eccetera, eccetera. Ispirandomi a maestri del cinema come Hitchcock per la fotografia o Dario Argento per il genere e il mood, ho avuto l'onore di poter girare praticamente un cortometraggio horror in cui, seppur pieno di violenza gratuita, sono anche riuscito a lasciare un messaggio. Pizza. Bello, dai. Director's Cut è il manifesto dei miei pensieri, una polaroid ferma di chi sono oggi e di chi voglio essere domani, che possa portare la gente a riflettere, ad essere ispirata dalla mia musica e soprattutto da quello che alla fine è stato solo un anno della mia vita.